Pace di Cristo, Dio vi benedica. Amen. Oggi è mercoledì 6 settembre 2017. Siamo qua riuniti a Marsala insieme ai nostri fratelli, alla chiesa. Oggi è bello vedere quanti ragazzi, giovani che si sono uniti a noi. C'è come sempre il nostro pastore, il pastore Valenti, la sorella Giovanna, la sorella Marisa, mia moglie, io, c'è la sorella Katia, in visita da Torino, c'è la sorella Floriana, come prima volta diciamo a questi studi, c'è Gloria, c'è la sorellina Clarissa, Michele, Tancredi, Francesco, Davide, Asia e la sorella Valentina. Veramente ringraziamo il Signore che ogni giorno ci ammaestra, ci insegna, per chi ha matrimonio, per chi è sposato, per chi non è ancora sposato. Sono delle istruzioni che ci servono a tutti. Voglio passare la parola al nostro pastore che introdurrà una preghiera e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che sono assenti, anche un saluto speciale alla sorella Lina che possa ascoltare la parte registrata, fratello Pino che dovrebbe essere qui e a tutti quelli che non ci sono per vari motivi. Dio vi benedica e pace di Cristo. Amen. Amen. La pace del Signore Gesù Cristo sia in tutti noi. Siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dà ancora una volta di fare approfondimento intorno alla sua parola. La sua parola è importantissima perché luce al nostro sentiero, perché fa crescere la nostra fede. E quindi non è di poco conto, come noi nutriamo il nostro corpo e siamo anche, come dire, abbastanza premurosi a dire questo potrebbe farmi male, quindi non lo mangio, poi ho un po' di fame, adesso ho un po' di sete, insomma, così come facciamo per il nostro corpo, dobbiamo fare anche per la nostra anima, e il nutrimento dell'anima è la parola del Signore nostro. Amen. E per noi siamo molto grati, molti non hanno questo privilegio, ma noi diciamo grazie Signore che tu ci metti nelle condizioni veramente di essere un buon terreno dopo il buon seme della parola viene seminato. Ovviamente se il seme è seminato poi nascerà, porterà anche del frutto e quindi c'è la speranza che questo possa avvenire. Il nostro tema è il matrimonio ideale, abbiamo visto già un paio di studi su questo e questa sera lo concluderemo forse magari con punti di vista diversi, lo continueremo in altro modo. Benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. E vediamo che ci sono 10 fattori che rubano l'intimità tra marito e moglie. 10 fattori. Primo, non dare. Ovviamente detto così è un termine troppo generico. Non dare che cosa? Che bisogna rispondere a una domanda. Non dare. Possiamo pensarle tutte, fratello e sorelle, ma tutto ciò che non diamo, una carezza, una parola di conforto, ecco, io vi rendo l'idea su quello che poi si può arrivare anche ad altre. Ecco, il non dare è già una situazione sfavorevole dell'intimità tra la coppia. Secondo punto, accuse. Ora, se una moglie accusa continuamente il marito accusa continuamente la moglie, insomma, quanto può durare questa cosa? Prima o poi qualcosa salterà fuori, benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. La terza cosa è perdere la fiducia e ricevere fiducia fuori dalla relazione. Quindi la si perde tra marito e moglie, magari la si guadagna fuori dalla relazione. E questo non è certamente una cosa positiva. Mancanza di considerazione per le esigenze, piani o preferenze. E questa è un'altra cosa. Poi le parole offensive e rilassamento. Le parole offensive e rilassamento, non so perché è stato messo assieme, e viene appunto 6 la rabbia. Ora fermiamoci per un po', se voi avete nel frattempo qualche breve commento da fare intorno alle cose che io vado esponendo. Il numero 5, pastore, lo puoi ripetere? Le parole offensive e rilassamento. Invece il 4, mancanza di considerazione. Di considerazione per le esigenze, che possono essere tante. Della famiglia. Dei piani, quando si parla di piani non è il pianoforte o il piano del primo, secondo, terzo piano della casa, dei piani, dei disegni, dei progetti che ci possono essere in una famiglia o preferenze. E poi il punto 6, rabbia. Ora facciamo le due considerazioni. Ammettiamo che sia il marito che lavora e la moglie sta a casa.
che lavorano, cioè non è perché la moglie sta a casa. No, anzi lavora di più. Penso che lavora anche di più. Ma è considerata. Oh, magari con un livello. Il marito arrivando a casa non è che deve trovare una strega o una libera a casa. Perché già, è già stanco del suo lavoro. Dice, ma anche la moglie è stanca del suo lavoro. Ma guardate che questo lo possiamo fare a cose invertite, che la moglie sta al lavoro e il marito a casa, non è che abbiamo. È chiaro che quando arriva a casa, quando si dice il cosiddetto focolaio nella casa, il ristoro, il riposo, la pace, chiusa la porta, il mondo è quello lì, deve essere quello là, benedetto il Signore. Ed è chiaro che se il marito arriva, una carezza, una buona parola, piuttosto che un'accusa, sono un tocca sana, benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. Ora, a volte a noi sembrano delle sciocchezze o cose superflue queste qua, ma vi assicuro che non sono né sciocchezze né cose superflue, sono cose, credo, necessarie, sono piccole cose. Ma perché voi pensate che le grandi opere sono fatte di grandi cose? Una grande casa è fatta di piccoli mattoni, uno sull'altro e diventa la casa. Amen. O piccole tufe a seconda del tipo di costruzione. E quindi le piccole cose sono importanti, e noi, una cosa che voglio dirvi, che il Signore si occupa anche delle piccole cose. Amen. Questo è di estrema importanza. Punto 7, quindi 10 fattori che rubano l'intimità. Il settimo è correzione e lamentela fuori luogo. Proprio quando uno se la cerca a tutti i costi, un litigio, se la cerca proprio pagando soldi magari, per dire che questo litigio dobbiamo farlo a tutti i costi, fuori luogo. Punto 8, non poter dire, virgolettato, perdonami, io posso, ho sbagliato, scusami. Quando queste cose non vengono dette, questa non è una bella cosa. Perché subentra il fattore della presunzione, subentra dell'orgoglio, e queste cose vi assicuro che non giovano affatto a nessun tipo di unione. Quindi perdonami, oppure ho sbagliato, o scusami, queste sono parole che dovremmo usare molto spesso, a meno che non sbagliamo mai. Potete dirmi, almeno io vedo di me che sbaglio, e quindi scusa, chi è che mai sbaglia? Non esiste la persona perfetta che non sbaglia. Amen. Assolutamente. Se 9, mancanza di empatia. Voi sapete, c'è la simpatia e c'è la empatia. E infine il silenzio. Io, da tutte queste cose che vedo qua, forse il più terrificante è proprio quest'ultimo di qua. Il silenzio. Sì. Ora, nel silenzio gioca un ruolo molto importante la televisione. Quante volte sento dire la televisione non dovrebbe stare a casa, butto il telefono, ora c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, ci sono parecchie cose intorno a questo, ma non c'è alcun dubbio che questo mezzo, così come spesso viene usato, sia per dividere la famiglia e non per unirla, nel modo più assoluto, perché non c'è più dialogo, c'è il silenzio, appunto, non si parla più. E si ascolta soltanto. Ma si ascolta la cosa. Molte delle volte. Vero che si può cambiare il canale e uno non le ascolta. Ma vedete, non so, la situazione. Anche i telefonini sono rovinati. Ora sì. Di più del televisore dei telefonini. Il telefonino. Sì. È la stessa cosa. Di più. Cosa. Diciamo allora forse la tecnologia in per di più. Però io penso che il problema è l'uso che noi ne facciamo. L'uso è sbagliato. Cioè i bambini che stanno 7-8 ore al giorno con i telefonini, io penso che c'è un po' di colpa anche da parte dei genitori, ma la voce chiama. O anche col televisore tutto il giorno. È troppo. Anche perché poi non sappiamo cosa vanno a vedere, che lì c'è di tutto e di più. Di tutto e di più. Non sappiamo, quindi voglio dire il Signore protegge i nostri bambini, i nostri ragazzi, perché loro sono la chiesa del futuro, del domani, e non vogliamo che si contaminino, anzi che siano sani. Amen. Beh, mi pare che c'era qualche cosa che tu stavi dicendo. No, sorella. Io parlavo del televisore e anche del telefono. E io ci aggiungo il computer. E il computer? Perché quella. Anche se il telefono e il computer, più o meno siamo sempre lì, perché attingono da una rete, una piattaforma internazionale, dove lì c'è di tutto e di più, benedetto il Signore. Il problema è che in questi canali
c'entra e come c'entra il nemico, il diavolo, e a volte anche con cose buone, virgolette buone, riesce a incollare le persone per ore e ore, e intanto lo distacca dal Signore, li distacca dal Signore. Intanto, anche se gli date delle cose buone, delle cose ben piacevoli da vedere, forse anche edificanti, adesso non voglio cultura, cose, però poi alla fine io dico questo: quando nella nostra vita, nella nostra giornata, Gesù Cristo non è al centro della situazione, vuol dire abbiamo fallito. Quindi il Signore vuole la preeminenza, la centralità nella nostra vita. Ma se ci sono altre cose, anche fatte bene, tutto quello che vogliamo, che ci distolgono da Cristo, sicuramente ne piangeremo le conseguenze su questo. Bene, Giovanna legga 1 Corinzi 13, dal verso 4 al verso 6. E una parte della scrittura arcinota, questa la conosciamo molto bene. L'abbiamo già letta diverse volte. Il Signore sia lodato. Amen. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Sapete perché è la cosa più importante? Perché l'amore è Dio. Dio è amore, proprio nella sostanza è amore. Questo è chiaro che non è solo amore, è anche un Dio di giustizia. E quando vede le cose che vanno male, vede i tempi di Noè, dice adesso io mi pento perfino di aver fatto l'uomo e quindi l'ho voluto distruggere, ma non è che l'ha fatto. L'ha fatto proprio perché la gente non si era veduta, ha dato l'opportunità di salvezza alla persona. Se ti ravvedi, io ti perdono. Ma oggi vanno la stessa cosa. Amen. Se non si ravvede. E quindi questo è uno dei quattro pilastri, ovvero le quattro rocce angolari che edificano il matrimonio. Una è amore, quindi la presenza di Dio nel matrimonio. Nell'Ecclesiaste è scritto che una corda a due capi, a due trecce, a due trefoli, il termine forse più esatto, si rompe facilmente. Ma se questa corda è a tre trefoli, cioè tre principi, quindi uno è il marito, l'altro è la moglie e l'altro è Gesù Cristo, allora questa corda difficilmente si romperà. Ma se in queste tre corde restano le due corde soltanto, senza Cristo, prima o poi non può durare. Non può durare. Con tutta la buona volontà che ci possa essere. Questo è il punto. Quindi abbiamo visto la cosa più importante è l'amore, poi c'è l'onestà, l'integrità e l'impegno. Per quanto concerne l'onestà, vediamo la sorella Marisa che leggerà 1 Pietro 2,12. Amen, il Signore sia lodato. Amen. Amen. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove si accusano di essere malfattori a motivo delle vostre buone opere che avranno osservate in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Per dire la gente falsamente ci può dichiarare di perché sono onesti, ma è un'accusa falsa, ma prima o poi lo capiranno che invece siamo onesti e possono cambiare parere, benedetto Dio del cielo e della terra. Ma se vogliono restare con la vecchia confusione, ma ci restano pure, non vorremmo loro, non è certo. Noi continuiamo nella via dell'onestà e basta. E mi pare che adesso ci dovrebbe essere Peppe con Proverbi 19. Legge, fratello Peppe. Amen. Stai leggendo? Arrivo. Proverbi 10:9. Preparateli prima queste versetti. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto. Sarà? Scoperto. Scoperto, cioè perché prima o poi viene alla luce quella realtà di quella che è. Invece se si cammina nell'integrità, allora sicuramente andrà sicuro. Poi c'è la sorella Katia che legge Giobbe 31:1. Amen. Io avevo stretto un patto con i miei occhi, io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Questo lo dice Giobbe. Giobbe. Ma questo vale
vale per tutti, non è perché è scritto nel Vecchio Testamento, che a volte ma alcuni mettono in preventivo questo, ma queste sono cose vecchie, non cose, non sono cose vecchie, queste sono cose di grande attualità, perché Dio è eterno, non è che i tempi cambiano, Dio diventa più vecchio, magari ora è una palma, perché chissà quante secoli, non c'entra, il Signore è immutabile. Gesù Cristo dice la Bibbia lo stesso, è di oggi per l'eternità. Amen. E ovviamente anche la sua parola. Amen. Benedetto è il Dio del cielo e della terra. Quindi queste sono le quattro rocce angolari che edificano il matrimonio. Lo ripeto, amore, onestà, integrità, impegno. Ora vediamo cosa desidera una sposa. Vediamo che di approfondire ancora questa cosa. Essere valorizzata e stimata. Io penso che qualunque sposa apprezzerebbe moltissimo se il marito la valorizzasse stimando, oggi hai cucinato bene, molto bene magari, vedo che hai fatto un sacco di lavoro, insomma, usare parole molto semplici, come farebbero i bambini, senza cose complicate, senza, e soprattutto dette in modo sincero, non in modo ipocrita. È meglio veramente usare poche cose ma sincere, che l'ipocrisia, che non ha nessun senso. Quindi essere valorizzata, essere rispettata, possiamo dire amen? Amen. I bambini stanno ascoltando, giusto? Vedo che Tancredi ha detto amen. Bravo Tancredi. Essere amata e accarezzata, micione mia. Vedi, è una cosa leghista che suscita, non era emozionato. Essere ascoltata e parlarle, come abbiamo visto prima, la comunicazione, non il silenzio, quello il silenzio non serve a niente. Essere ascoltata e parlarle. Essere rassicurata, che magari la moglie vi chiede una cosa che è sempre la stessa cosa, ma la nostra risposta gira attorno al problema, non lo c'entra mai. Questo non è rassicurante, sicuramente. Sentirsi libera di raggiungere i suoi sogni, le mete. È chiaro che qui andrebbe approfondito. Quando fra marito e moglie si usa spesso il pronome io o tu, prima o poi qualche cosa non funzionerà. Deve essere il pronome noi. Noi. Questo è quello di noi, faremo questo, deve essere quindi in accordo. Ora è chiaro che tra marito e moglie, a meno che non si va a stazione, giusto? Tra marito e moglie una qualche incompatibilità c'è sempre, non esiste che fra 10 cose, 10 e 10, sempre compatibili, ma concentriamoci sulle cose dove siamo compatibili e lavoriamo anche sull'incompatibilità finché, diciamo, se si accetta, si scende un compromesso affinché ci si avvicini, benedetto Dio del cielo e della terra. Perché anche la moglie ha dei sogni e delle mete che vuole raggiungere, ma le vorrà raggiungere assieme al marito. Sono essere ammirata per la persona che lei è e per i suoi talenti. E non c'è dubbio che ogni donna ha dei talenti. Uno potrebbe dire, ma quella ne ha 10, gloria a Dio, ma se ne ha 10 risponderà per 10. Perché quando il Signore tornerà e dice io ti ho dato 10 talenti, e vedo che sono rimaste sempre 10, non ci siamo. È giusto, magari poi vada quello che gli ha dato il Signore un talento, l'ha trafficato e ne presenta 2. Il Signore apprezza quella là molto più di chi ne ha 10 o 8 volte i talenti. Poi qua c'è un'altra cosa. Essere toccata e abbracciata. Anche qui toccata, anche basta una svirgolata da così. E già. Sufficiente. È già più che sufficiente, ma diciamo che è da lì che comincia. E se poi parlare bene di lei, specialmente davanti alle persone, è giusto parlare bene della moglie. È importante questo. Avere un amore puro, avere un amore puro senza macchia. Gloria a Dio. Se l'amore è macchiato non è qualcosa che è gratificante. Intanto marca rottura tra marito e moglie, poi non dico quel discorso divino. Parlare del suo desiderio nel momento in cui si deve prendere una decisione che comprende la sua vita e quella dei suoi figli.
Quindi ci possono essere desideri, delle vedute particolari che magari il marito ce le ha pure ma le tiene nel cassetto. Magari la moglie, con quello spirito femminista, come se si può dire così, non lo so, può darsi che ha più intuito, più capacità, e quindi esporrà queste cose e col marito le vuole portare avanti. Questo è quello che ovviamente ciò che desidera una sposa. Avere fiducia nelle sue parole e che siano apprezzate. Ma se alla moglie dice tu non capisci niente, tu non sai fare niente, non apprezza quello che fa, no, prima, dove non si può andare lontano a queste condizioni. Fa le sorprese che la rallegrano. Su questo non so chi ci sarà, chi è più bravo dell'altro, magari non lo so, ma fare delle sorprese che la rallegrano, dobbiamo studiare magari qualcosa del genere e pensare che cosa potrebbe rallegrare mia moglie. Ora è chiaro che tutto questo possiamo metterlo al contrario, perché anche il marito ha le proprie esigenze, benedetto Signore. E poi, per metterlo in negativo, cosa non desidera una sposa? Non essere considerata, essere intimidita, essere messa in dubbio e farla vergognare. Queste sono le cose che la moglie sicuramente e nessuna donna desidera. Quindi non essere considerata, ci vuole una considerazione, sennò che cosa facciamo? Cioè, quando si decide di passare una vita assieme, una vita matrimoniale, non sarà sempre roseo, non è che tutte le cose non ci siano qualche litigio, qualche cosa, qualche incomprensione, però un'avvertenza del genere ci potrebbe far evitare di prendere una incarnatura sbagliata. Il fatto che si imbocca una strada sbagliata, poi correggere è difficile. È come chi uno studia uno strumento musicale, dice io lo faccio da autodidatta, bene, non c'è nulla di più sbagliato, ma va bene, fammi. Ma quando un maestro di musica sente quello lì suonare, si mette male capito. Dice tu non hai studiato. E perché? Perché la tecnica non è giusta per questo. E ci vuole più tempo a correggere tutte quelle cose che se avesse cominciato con un maestro. E questo è il punto. Se comincio con un maestro, in bocca la strada giusta e vai avanti. Quello che tu fai non lo devi più riprovare, che già è stato fatto bene. Benedetto il Dio del cielo e della terra. E qui questa è la prossima. Cosa desidera lo sposo? Ebbene, essere rispettato. Quale sposo non vuole essere rispettato? Non dobbiamo confrontare il rispetto con altre cose. Il rispetto è per dire so quello che sei, sei mio marito, ti rispetto il marito, però se tu non ti comporti bene io continuo a rispettarti, però è che è meglio parlare di quel non comportamento che cambierebbe le condizioni, perché è chiaro che questo è il discorso. Poi, cosa desidera lo sposo? Essere amato, essere valorizzato, animato, accarezzato, come abbiamo visto non è che... Solo la donna, certo. Non è solo la donna. Sapere che i suoi consigli hanno un valore, è inutile rispondere e dire, non capisce niente. E a volte lo dico al contrario, non ne capisce niente. Io non lo dico a mia moglie, non sa fare niente, dico io, non ne capisce niente. Tranquillo. Questa manca tanto buono. Forse, ma intanto funziona, a me mi mette in una situazione di riparo incredibile. Sai, questo non ne capisce niente. Magari poi lo vedremo un'altra volta. Non dico che dovete fare come faccio io, perché io sono fallibile. Quindi valorizzato, animato, accarezzato, sapere che i suoi consigli hanno un valore. Poi fedeltà e lealtà dal suo coniuge e avere un'amica di fiducia. La moglie non deve essere solo moglie, deve essere ancora amica di fiducia. Non sta dicendo di avere un'altra amica ancora a parte. Tutto un caso. C'è un proverbio siciliano, io non so se, ma visto che è siciliano lo diciamo, e dice questo: ubisce nutrisce, a carne fa carne e l'amicizia fa coppia. Questo, vedete, sì, sono proverbi siciliani, non ho aggiunto, tolto nulla, così come viene. È la sacrosanta verità.
Dio. Cosa non desidera? Non so se l'avevo letto. No. Ecco, non essere calcolato, essere temuto, sentirsi solo, essere la guida, questo non lo desidera. Questioni che lo fanno vergognare o un luogo sporco. Nessuno predilige un luogo sporco. Quando parliamo di sporcizia non intendiamo solo sporco o sporco, fisica, ma anche ci sono tante altre cose, ovviamente, l'igiene, per esempio, eccetera. E niente, io non penso ci sia qualcuno che non sia interessato a queste cose. Però non tutti hanno lo stesso livello, questo è il suo livello. Preghiera dello sposo. Signore, fai. Ho capito. Fai di casa nostra un luogo d'amore. Questa è la preghiera dello sposo. Fai di casa nostra un luogo d'amore. Che non ci siano insulti quando non ci capiamo. Questa deve essere la preghiera dello sposo. Che non ci sia amarezza quando tu non ci benedici. Che non ci sia egoismo quando non siamo incoraggiati. Che non ci sia solitudine quando tu non sei con noi. Che ogni mattina sia per servire, che ogni notte ci incontriamo con più amore. Ora vedete, se ci concentriamo su queste cose, senza mai in assoluto tralasciare la parola di Dio, e che queste cose a volte possono essere anche leggermente modificate per renderle leggibili, comprensibili, ma la fonte nostra numero uno resta sempre la parola di Dio. E infatti adesso noi dobbiamo vedere nel capitolo 7 del primo Corinzi cosa dice la scrittura, e su questo ci sono già molti di voi prenotati per la lettura di questi versetti. Per esempio c'è Clarissa, no, veramente la sorella Floriana, no, è Floriana che è prima di Clarissa. Capitolo 7, i primi tre versetti di primo Corinzi. Ora, quando alle cose di cui mi avete scritto è bene per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Amen. Ma c'è anche il versetto 3. Il marito rende alla moglie ciò che è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. Verso il marito, è la stessa cosa, non è che cambia nulla. Sì, il marito è il capo della moglie, d'accordo, però il discorso lì va approfondito. E quindi quello che dice Paolo ai Corinzi lo dice anche a noi, non è che l'ha scritto alla chiesa di Corinto, quindi non c'è niente. Questa è una lettera che Paolo scrive alla chiesa di Corinto e la scrive anche alla chiesa di Marsala, non è che vale per noi e nel nostro tempo. E qui il discorso di prevenzione, ovviamente, quando parlo di fornicazione, riguardo alle cose di cui mi avete scritto. Paolo, in altre parole, con questa lettera risponde alle domande dei Corinzi. Loro hanno fatto delle domande, lui in questa lettera, quel capitolo 7, risponde alle domande dei Corinzi. Infatti, se leggete il titolo, risposta alle domande dei Corinzi sul matrimonio. Amen. Questo è il punto. E dice questo. Di cui mi avete scritto, sarebbe bene che l'uomo non toccare la donna. Ora, toccare non significa è una cosa un po' più profonda, scendere nei dettagli, ma non significa sicuramente questo. Ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito rende alla moglie la dovuta benevolenza, ugualmente la moglie al marito. Come vedete, i doveri sono per entrambi, verso tutte e due le direzioni. Dopodiché c'è la sorella Clarissa, che leggerà il versetto 4. Dove sei? Poi legge. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, e allo stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma lui. Praticamente le due cose sono uguali, non c'è nulla di differenza. Uno potrebbe dire, Paolo poteva anche non scriverlo questo, visto che però è bene che sia scritto, ognuno che sappia, prima che uno si monta testa, no, perché a volte la moglie viene considerata un oggetto, come se fosse un soprammobile. Certo. La moglie non è un oggetto, o il contrario, o anche il marito, assolutamente, grazie a Dio anche per questo scrittore. La sorella Asia, il versetto 7, cioè capitolo 7, versetto 5. Non privatevi l'una
e al digiuno. Perché Satana non vi tenta il motivo della vostra incontinenza. È chiaro che il Signore ci vuole santi, e ci sono cose che ci possono distrarre, non poco. E quindi in comune accordo si deciderà di fare, di non fare alcune cose e di farne delle altre, come per esempio preghiera e digiuno. E questo è di gran lunga più importante di qualsiasi altro tipo di attività. Sia ringraziato il Signore ancora per questa scrittura. Questa è la Lettasia. Vediamo Tancredi, Primo Corinzi, 7-6. È un versetto brevissimo, proprio un rigo e mezzo. Leggi, Tancredi. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento. Amen. Bravo Tancredi, bravissimo, veramente. È stato veramente poco il versetto che ti abbiamo assegnato. Se avessi saputo, l'avessi letto io prima, gli avrei dato qualche altro versetto. Ma pare che lui ha preferito questo più corto, tanto l'hanno cambiato con Michele. Bravo. Ora c'è Francesco, il versetto 7. Come che è? No, penso che Francesco. Posso, io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio. Amen. L'uno in un modo, un altro, l'altro. Chi in un altro? Basta così, fino al versetto 7 deve leggere soltanto. Vorrei che tutti fossero come me. Certo, l'esempio assoluto è Gesù Cristo. Amen. Paolo, se si mette lui come campione, è perché lui ha copiato Cristo, è perché lui ha fatto l'Evangelo suo, non è che è suo. Infatti lui parla del mio Evangelo, nel senso che se l'ha fatto suo, proprio, se ma anche noi possiamo fare la stessa cosa. E il Signore vuole che anche noi possiamo essere di esempio per gli altri. Perché se l'esempio che diamo noi è sbagliato, è negativo, non conforma alla scrittura, la gente non capisce più niente, non ne capiranno più nulla, ma questi qua cosa vogliono dire. Ma se quello che noi diciamo con la bocca, quello che predichiamo, lo applichiamo alla nostra vita, allora diventiamo credibili, perché siamo quel che siamo, noi siamo quel che siamo, c'è niente da fare. Benedetto in nome del Signore Gesù Cristo. Ora c'è i versetti 8, 9 e 10 che leggerà Valentina. Però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non ci contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma i coniugi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. La stessa cosa è anche il contrario, il marito non si separa dalla moglie, ma poi leggeremo più avanti quello che è scritto. Tu hai letto 7, 8, 9 e 10. Ora a quelle che non sono sposate e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto io. Cioè l'apostolo Paolo era un esempio, cioè, non è che lo dicevo con la bocca e finiva lì, lui lo viveva questo, se no il Signore non l'avrebbe usato così come l'ha usato. È chiaro, guardate che quando si parla dell'apostolo Paolo, se fosse più presente ci sarebbe da togliersi il cappello. Qui stiamo parlando di una persona che è stata rapita fino al terzo cielo e non mi risulta che ce ne siano altri, ovvero c'è qualche don altro, ma lui è tornato indietro per grazia di Dio. Quindi si tratta di un personaggio veramente estremamente affidabile, grazie al Signore. Ora c'è il versetto 11 che lo leggerà Michele. E qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcilii col marito, e il marito non mandi via la moglie. Ecco, nel senso che la deve accogliere, non è che la moglie vuole ricongelarsi. È chiaro, poi si arriva alle estreme conseguenze anche, ma di cui non ci possiamo fare nulla. Perché una volta l'hanno detto a Gesù Cristo, dice, ma Mosè ha ammesso il discorso del divorzio. Ma qual è stata la risposta? Sì. Così l'ha accettato. Causa vostra. Ma è un problema loro, è stato per la durezza dei vostri cuori. Allora è meglio farlo che non farlo a questo punto. Che se il marito diventa uno violento che dà delle mazzate alla moglie o altro, insomma, usa violenza, come si fa a vivere in queste condizioni?
cioè diventa veramente complicata la cosa, amate del Signore. Ecco perché è molto importante prevenire, usare la prevenzione. O mettere il Signore per primo, pregare, e vedere se il Signore cambia il suo cuore. La sorella Lenzi legge il versetto 12 e 13. Ma gli altri dico io, non il Signore. Ecco, vede, qua è lui che lo dice, la sua esperienza. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Ma c'è la condizione, se consente, perché capisci il discorso, non è che si fanno cose così tanto per... Se consente, cioè non essere tu il motivo di separazione, insomma, accetta questa situazione. Ma purtroppo non è sempre così. Se questo non avviene, che ci può fare? Amen. Abbiamo esaurito la lettura, adesso leggerò io la rimanente parte del capitolo 7 di Primo Corinzi. Ascoltate, io non cercherò di fare un commento, anzi vorrei che poteste anche voi stessi approfondire. Amen. Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Amate il Signore, è molto importante. Perché il marito non credente, non sto parlando con quello credente, quello che non crede, è santificato nella moglie, che crede ovviamente. E se la moglie gli è di esempio, può essere addirittura artefice della propria salvezza. Addirittura con la moglie, e salvare appartiene al Signore, voi capite cosa voglio dire. Amen. Però chiaramente la moglie con la preghiera, con l'amore, poi sono strumento di grande importanza per salvare il marito. E la moglie non credente è santificata dal marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Ma se il non credente... vediamo l'esempio, cioè, se il non credente si separa pure, in tal caso il fratello o la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Non so quanti prima di adesso avevano letto questo versetto. Vedete, anche questo dà risposta ai nostri dubbi a volte. Ma se il non credente si separa, quindi stiamo parlando del non credente, si separi pure. Che non è ancora nella fede. Sì, che non è nella fede. Si separi pure. Insomma, che ci potremmo fare? Insomma, sta dicendo. Cioè, è diverso tra credente e non credente. Amen, amen. In tal caso, il fratello o la sorella non sono più vincolati. Non c'è più nessun vincolo, fratello, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Ecco, di procacciare la pace, ad essere in pace, questo diventa preminente. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? O vuoi, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Amen. Non con un sacrificio, ma la salvezza nel senso, quello che diciamo prima, con la preghiera, con il digiuno, con la fede. E poi salvare è sempre appartiene al Signore. Ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatagli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Quindi, come dire, questo non era solo per la chiesa di Corinto, ma era per tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non si faccia circoncidere. Attenzione, per quale motivo lo sta dicendo. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla. Ma quello che importa è, state attenti, l'osservanza dei comandamenti di Dio. Amen. Il fatto che uno si circoncide per poi non osservare i comandamenti, il fatto che teniamo un distintivo attaccato al petto, cacchiusci, che poi non si rispettano i comandamenti, ma quella è religiosità. La religione non salva nessuno. Il fatto che abbiamo il titolo cristiano non significa niente, meglio essere discepolo, cioè quello che segue Gesù Cristo, che è sempre un cristiano ovviamente, ma c'è differenza però tra avere il titolo, perché vedete, a volte diciamo noi siamo pentecostali, qualcuno è contrario a questa terminologia. Io non sono contrario, perché per me pentecostale non è un'organizzazione, è un'esperienza. Quando noi parliamo di pentecostale è l'esperienza della Pentecoste, che è successo il giorno della Pentecoste, questa festività antica peraltro, è manifestata
ovvero si è adempiuta la profezia del Signore quando disse: io sfanderò il mio spirito su ogni carne, e c'è stato per un giorno a Pentecoste la discesa dello Spirito Santo. Quindi io intendo per pentecostale quelli che credono in questa esperienza e non tanto nel titolo che si può dare in un'organizzazione che poi magari neanche predicano lo Spirito Santo. Allora tieni il titolo, a noi non ci interessa il titolo, ci interessa lo Spirito di Dio in noi, benedetto il Dio del cielo e della terra. Alleluia. Poi dice: ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi diventare libero, è meglio che lo fai. Quindi restare nella condizione di prima fino a un certo punto. Se siamo cioè nella si può migliorare. Ma se tu puoi migliorare, sei schiavo e ora hai la possibilità di non esserlo, insomma, allora quello non vale più, deve cambiare. C'è una progressività a tutto questo. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato al Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, possiamo dire amen? Amen. Carissimo prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, come dire, siete stati affrancati, non dobbiamo diventare schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. O riguardo alle vergini, non ho alcun comandamento del Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ritengo dunque che questo sia buono a motivo della imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Sia legato ad una moglie, cioè sei legato ad una moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Incredibile, il discorso a entra ed esce che fa l'Apostolo Paolo è straordinario. Tuttavia, ecco, poi ci ritorna, anche se prendi moglie, tu non becchi. Cioè, come dire, io farei nell'altro modo, dice Paolo, ma se tu decidi di farlo, tu non becchi. E se una vergine si marita, non becca, ma tale persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Benedetto il Dio del cielo e della terra. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, così d'ora in avanti anche quelle che hanno moglie siano come se non avessero, e quelle che piangono come se non piangessero, e quelle che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero, e quelle che usano di questo mondo come se non usassero, perché la forma di questo mondo passa. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudini. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. In altre parole l'Apostolo Paolo, in altro punto, dice di essere come lui, perché a noi non interessava il discorso del matrimonio. Poi dice: se ci riuscite, fate come me, perché spiritualmente è di gran lunga superiore. Che ti dedichi completamente a se no, se arde sono disposto, certo. Però quindi, si deve essere spirituali, perché se si è carnale, certo. La carne, ma l'Apostolo Paolo parla di lui era spirituale, cioè che era, metteva in pratica questa cosa ed cercava anche di inculcarla agli altri, ma fino a un certo punto, dopo poneva un punto oltre il quale c'è allora sposa, certo, ma chi è sposato si preoccupa della cosa del mondo, come possa piacere alla moglie. Certo, deve tenerne conto, non è che uno dice: sono sposato, queste cose mi interessano. Ci sono alcuni altri versi che voglio leggere, e dice questo: vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere il marito. Certo, d'altro canto ha preso un impegno, e quindi inevitabilmente così deve curarsi del suo marito, della casa, anche delle cose del mondo, del lavoro, del come possa piacere il marito. Ora dico questo per vostro vantaggio, non per rendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso, e perché possiate darvi assiduamente al Signore senza esserne distratti. Infatti lui la chiama distrazione, quella del matrimonio.
Ma se alcuno pensa di fare cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che così bisogna fare, faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo nel suo cuore, senza sottostare ad alcuna costrizione, ma è padrone della sua volontà ed ha determinato questo nel cuore suo, di conservare cioè la sua figlia vergine, fa bene. Le due cose possono essere fatte, bisogna vedere, cioè è un discorso che ci sono delle cose in cui se le fa qualcuno pecca e se le fa qualcun altro no. Tutto ciò che è fatto per fede, dice la Bibbia, non è peccato. Tutto quello che è fatto senza fede invece è peccato. Quindi questo è molto importante. Perciò chi dà al marito fa bene e chi non dà al marito fa meglio. Una volta mi disse, cioè, quando qualcuno mi invita a matrimonio, io sono contento. Ma se non mi invita sono contentissimo. Filosofia umana questo. Posso risparmiare il regalo, non lo so. Sì, immagino. Sicuramente, perché se fosse grave. La moglie è invincolata per legge per tutto il tempo che vive il suo marito. Ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole. Perché nel Signore, purché nel Signore, ecco la cosa importante, nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimanesse così. Cioè lui batte sempre con in bagno la stima. Se un quel cerchio. Però questo non è un comandamento. Lui dice, io la penso così, però voi potete. Fate come volete. Esatto. Cioè, il mio pensiero questo. Essa sarà più felice se rimane così. Or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio, ci mancherebbe, gloria al Signore Gesù Cristo. Lo suggerisco, però dice, non è che parlo tanto per parlare. Secondo la mia carne, e visto che l'esperienza l'era fatta, a questo punto può decidere qual è il meglio, però è chiaro che chi non ha fatto la sua esperienza magari non può sapere. È libero di poterlo fare. Forse sì, questo non ne sono. Non sono forse del tutto una volta sicuro. È più semplice avere condizioni dell'uomo, un uomo cristiano, un uomo, c'erano meno seduzioni di ora. Ora c'è più perversità anche nel mondo e quindi viene un po'. Oggi più la situazione è drammatica, molto complessa, molto complessa. Ma voglio il Signore risolvere lui ogni problema. Allora, avete qualcosa da aggiungere o da approfondire intorno a questo studio? Sempre vuoi concludere con qualche cosa? No, è interessante, pastore, c'è sempre da imparare, no? Uno a volte dice 12 anni di matrimonio, io e mia moglie siamo sposati da 12 anni, ci siamo sposati molto giovani e soprattutto conosciamo il Signore da 7 anni adesso, più o meno. Una certezza assoluta è che senza Dio noi non saremmo sposati. Noi lo sappiamo e di questo siamo consapevoli. E con tutto ciò che siamo in Cristo, molte volte il nemico tenta sempre di dividere. Leggendo tutta questa lista dei 10 fattori che rubano, ce ne sarebbero forse anche molti, molti, ma molto di più. Però sì. Questo sono per rendere l'idea. Per rendere l'idea. Certo, sennò prendiamo. Però logicamente, pastore, ad esempio, quello che io mi rendo conto è l'unico consiglio che posso dare è che senza Cristo, fratelli, sorelle, il matrimonio, oggi come oggi, io vedo, i miei nonni hanno fatto 60, sono sposati nel 50, hanno fatto 67 anni di matrimonio. Io credo che per la nuova generazione, senza Cristo, arrivare a quel numero, ma non tanto per avere un numero di un matrimonio che duri 67 anni, cioè stare insieme una vita con una persona, crescere insieme, perché io quando mi sono sposato a 20 anni avevo una testa, mia moglie ne aveva un'altra, naturalmente nel crescendo. Immagino sono sempre queste le teste. Sì, le teste estetiche, no, più o meno. Dentro pure. La cosa cos'è? Che la donna è sempre più matura dell'uomo, questo è vero, no? Posso dire io che mia moglie è sempre stata più matura di me, sotto certi aspetti.
È anche vero che ci completiamo in altri. Il problema cos'è? Che quando ci allontaniamo da Dio, uno dei due, non è necessario tutti e due, magari uno. Cosa succede? Che tutte queste liste, questa lista che ho letto, non diventa una cosa gigante. E questa cosa gigante non ti dà, non ti fa respirare. Ecco, forse se uno volesse trovare una soluzione, no, davanti a un problema senza il Signore, non ce l'hai quella soluzione, perché ti manca, non c'è più riuscita, e non ci sarà mai. Quindi questi fattori che rubano è importante, e sarebbe anche importante capovolgerli, pastore, ad esempio mettere, come per dire, 10 fattori che avvicinano, 10 fattori che uniscono, 10 fattori che, perché ad esempio il non dare può diventare dare, l'accusa può diventare amore, o tutto il contrario. Io, se c'è una di queste che sono sicuro che la fa da padrona, è la rabbia. Quando c'è rabbia comincia uno a non dare, cominciano le accuse, cominciano a perdere fiducia, e questa cosa, la rabbia per il Signore è follia, perché nel momento di rabbia si fanno delle cose che diversamente non le farebbe mai. Addirittura dice la rabbia, la parola è la parola giusta, non si prega nemmeno, l'ira. E pare l'omicidio, è quello che voglio, che dicevo anche a mia moglie, che quando c'è rabbia non si riesce nemmeno a pregare, perché la comunione con Dio viene separata dalla rabbia. Dio stesso non permette la preghiera, perché dice la Bibbia che il sole non tramonti sulla vostra, no? Vuol dire che prima ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo ritornare in noi e chiedere, come hai detto tu nel numero 8, non dire scusami, ho sbagliato, perdonami. Questa spezza la rabbia. Quando uno chiede scusa, quando uno è un atto di sottomissione a Dio, perché noi ci sottomettiamo a Dio. E ti liberi tu, perché a volte il problema più grosso nei matrimoni è che uno dei due è messo in prigione dalla rabbia. E quando c'è rabbia, non è che io metto in prigione a mia moglie, se io sono arrabbiato. Sono io che mi metto in prigione. Sono io che non riesco a vedere al di là, perché sono talmente arrabbiato e accecato. Se noi abbiamo un problema e la smettiamo con essere arrabbiati, ma abbiamo comunione con Dio, prima o poi quel problema si risolve. Amen. Dici, ma è grosso, non è importante, io lo devo risolvere il problema. Cioè, io potrei risolvere i problemini, ma sempre col Signore, senza di lui non posso fare nulla. Ma il Signore risolve qualunque tipo di problema. Amen. Crediamoci, crediamoci, che il Signore risolve le cose che a noi appaiono impossibili. Per il Signore invece non esiste proprio. Amen. Un po' di pazienza, come diceva il profeta, io sto sulla vedetta per aspettare il Signore. Quanto tempo c'è stato nei miei ad aspettare non lo so, ma penso che una risposta di Dio la darà proprio. Questo apostolo Paolo ha pregato, non è che ha avuto risposta subito. Allora ecco perché è tornato una seconda volta a pregare e non ha avuto risposta subito, e prega una terza volta. A questo punto il Signore gli risponde. Ora uno potrebbe dire, ma non gli ha risolto il problema. No, amico mio, gliel'ha risolto il problema. Il Signore gli risponde, la mia grazia ti basta. Quando il Signore dice a me e a voi, la mia grazia ti basta, ma c'è il problema risolto. Dice, ma è rimasto sempre con quel dolore, con quella cosa che è sulla carne. Ma quanto è durata? 70 anni, 100 anni, quanto è vissuto? Ma adesso è la vita eterna. Cioè il discorso non c'è da fare un paragone, fratello e sorella. Amen. Bisogna essere in grazia di Dio. Vogliamo alzarci? Sì, volevo dire qualcosa. Volevo dire che, ad esempio, la scorsa settimana abbiamo fatto uno studio con i bambini che parlava della diligenza o la pigrizia, che la parola diligenza è il contrario di pigrizia. Una persona diligente è una persona volenterosa, che crea sempre qualcosa, che ha sempre, tipo il nostro pastore. Una persona pigra è una persona che non vuole fare nulla, e così è. Io credo che sia la chiave anche per la vittoria del matrimonio. Dicevo quindi che anche nel matrimonio una chiave vincente è la diligenza, perché la persona diligente, anche se passano tanti anni di matrimonio, ma corteggia,
la moglie o il marito, se è la moglie in questo caso, magari si sforza a creare delle situazioni piacevoli, oppure cerca di considerare delle esigenze familiari. Questa è una persona dirigente, invece la persona pigra è una persona che dice domani lo facciamo, domani vediamo, poi si vede. E questo è quando c'è un esempio una persona dirigente con una persona pigra, questo può essere un più o un meno. Quindi io credo che questo studio, infatti mentre tu lo facevi, ha confermato quello che io le dicevo ai bambini. I bambini magari nell'essere degli alunni diligenti, di essere dei figli obbedienti, e sicuramente anche così è nel matrimonio, e quindi voglio dare la gloria a Dio per quello. Grazie che lui al Signore parla per la sua Chiesa.